Un cambias, cosa posso dire? Un clima coinvolgente, splendido, un'atmosfera straordinaria. Uno scambio di amicizie, così come gli amici che ogni anno mi accolgono qua. Grazie, complimenti. Un cambio se ogni anno un cambio appunto sempre nuovo o che hanno passato ci hanno riportato su mare vide mare bugiardo forse non è vero ma in televisione varia da lei che vi su mare di vero o che hanno anche posto il lanciolo su sprato su tutto su l'on di Santo Giovanni tutto i via via monastiro e tutto il circo di via San Giovanni è una cosa meravigliosa secondo me e ogni anno c'è una cosa nuova l'anno scorso, l'anno prossimo non so che cosa ci faranno vedere per me le concambie sono state meravigliose e posso ringraziare alle associazioni della Farfalla del Concambias e altre associazioni, tutti coloro che hanno collaborato per la riuscita di questa manifestazione, che è stata bellissima. Racconta a tutti com'è Concambias. Bello, è divertente, c'è un teatro bellissimo, per esempio ci sono clown che girano nei posti, giocolieri e altre cose. Benissimo. E le persone come stanno qui a Concambias? Si divertono? Sì, sembra di sì. Ma credo che Concambias sia quanto di più vicino si possa immaginare all'utopia realizzata, evidentemente. Cioè a una comunità, è una società in cui le persone stanno insieme, si divertono, fanno cose importanti per se stesse e per gli altri. E che dire, è un onore averne fatto parte, aver portato un piccolo contributo e soprattutto poter andare in giro a dire che esistono luoghi come San Sperate e iniziative come Concambias. Via! Concambias mi ha sorpreso perché non ho trovato tappadas a piccoline, le ho trovate grandi e io non posso farne a meno delle tappadas a quelle piccoline e quindi mi sono ritrovata con tappadas grandi che io non conoscevo, però Concambias è sempre Concambias, bellissimo, pieno di gente vivace che ha voglia di fare. Però le tappadas piccoline. Speriamo l'anno prossimo.
Ok, anche quest'anno Concambias si ripete dopo il sesto o settimo anno, una manifestazione vincente con la direzione di Giulio Landis e tutti poi i suoi figliori che lui porta in giro. Cosa posso dire? Complimenti dal primo, partendo da Mauro Iba, tutti gli altri, fino ad arrivare a Fulvia, la sorellina, e arrivare fino a Ida, e più ne ha, più ne metta, Mario Fulghese, tutti gli altri, tanti auguri, alla prossima.